Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Force of Nature 2, un gioco che è uscito su Steam il 27 di maggio. È un gioco che costa 13,49€, circa 13,49€, 13,29€, adesso non ricordo. Ed è molto interessante perché è il seguito del primo capitolo, uscito diversi anni fa, nel 2016 per la precisione. E praticamente era un gioco che, vabbè, non ho mai portato, anche se lo possiedo, per una sfortunata coincidenza di eventi dovuti semplicemente al tempo, alla programmazione, non ve l'avevo mai portato, però ne avevo viste, l'avevo provicchiato, avevo giocato diverse partite e avevo anche visto altrettante live di multiplayer.it. È un gioco molto lungo a livello di tutorial, questo è il seguito e anch'esso, come il primo, non ha l'italiano. Ma ha un mondo generato proceduralmente, possibilità di coltivare, di costruire edifici, di raccogliere risorse, c'è un ciclo dinamico di giorno e notte, ci sono dungeon, boss e ci sono anche due finali nella storia principale delle side quest. Ma andiamo a provarlo, il primo personaggio lo chiamiamo Andy. Mi piace così, con questa vista così, uomo o donna, semplicemente diciamo che... Non lo so, lo facciamo così, colore dei capelli più sul nero, no, il codino assolutamente no, lo facciamo così, uomo. E le modalità di gioco sono due, può essere cambiato in futuro, diventeranno indisponibili, diciamo, gli achievement nel momento in cui cambieremo la difficoltà. Abbiamo la normal e la semplificata. Praticamente la semplificata, i nemici sono più deboli, le ricette sono più veloci, l'inventario è aumentato e non avete gli achievement di Steam. Noi giochiamo normale. Create. Andiamo. La grafica è questa, notevolmente migliorata. Che cosa? Che cos'è questo rumore? Per far sì che il tuo personaggio si muova, usa il tasto sinistro del mouse. Ruota la camera tenendo premuto il tasto centrale. E ok, zoom in out, ok, sì, col tasto centrale si muove e clicchiamo, ok. La mia torcia, che cosa è successo qui? Per prendere un item tieni premuto spazio e clicca sul ok. Perfetto, avevamo il manico e la torcia. Usa le costruzioni, quindi praticamente dobbiamo tenere premuto spazio e cliccare su ok, quelle per prendere le cose. E dobbiamo seguire le, quello che ci viene detto di fare. Toolbox. E qua abbiamo la possibilità di prendere gli oggetti, quindi li trasciniamo, ma... cliccando col sinistro, con lo shift si vanno a prendere. Crafting, per produrre item hai bisogno di una workbench. Aprila, seleziona craft e poi puoi craftare alcuni item, alcuni tool. Ok, va bene, sì dai. Ah, quello che tu non usi rimane nella workbench. Allora, io intanto prendo tutto quello che posso prendere, non c'è più nulla, quindi andiamo alla workbench, clicco sulla workbench, che se no non è cliccabile, interessante sta cosa. Possiamo craftare la torchlight, la flashlight, usando i due oggetti che abbiamo disponibili. Quindi, crafto. Ah, abbiamo bisogno di cacciavite. Il cacciavite lo mettiamo lì. Sì, ma... quindi... ah, devo equipaggiarlo, immagino. Allora, no. Scusate, adesso facciamo una prova. No, non me lo fa prendere. Devo cercare di capire come funziona. Allora, la flashlight. Abbiamo questo. Broken flashlight. Ok, ah, ok, dobbiamo lasciarla qua nello zaino. Screwdriver, l'abbiamo. Lo screwdriver l'abbiamo. Ah, qui. Devo trasferirlo qui. Ok. Crafta. Interessante sta cosa. Abbiamo un'attesa. Vediamo se ci torna tutto indietro o se il tool dobbiamo prendercelo noi nuovamente. Ok, abbiamo craftato la torcia. Che cos'è questo rumore ancora?
Che cos'è tutto questo? Fatemi un po' vedere se il workbench è malamaldo. Fatemi prendere tutto. Ok, esamina. Ah, un topo. Si combatte anche, ovviamente. E una delle critiche che gli danno alcune recensioni di Steam è che ci siano troppi nemici. Per attaccare un target, premi il tasto destro. Cioè, ho capito, ma come lo attacco? A mani nude? Un procione? Povero procione. Non me lo fa manco attaccare. Premo il locker. Ok. Adesso abbiamo un'arma. Adesso ce lo fa attaccare. Vedete che c'è la spada. Vediamo un po'. Attacca da solo, diciamo che lo fa in automatico. Ok, mi ha sbloccato Defender come obiettivo, Achievement Steam. Penso che sarebbe meglio tappare quel buco nel muro. Penso che un pochino di cemento possa farlo. Ok, vado sullo shelves, prendo la polvere di cemento, bottiglia di acqua. Sì, ma mi fai prendere tutto invece di sfracassarmi? Allora, no, come lo faccio? No, mi stava parlando, ma intanto vediamo gli obiettivi. Craft un item, cemento. Ok, ah, il manual crafting col tasto C. Possiamo fare il cemento, quindi c'è il crafting manuale, perfetto. Il tool che ci serve non è niente, non serve. Si usa acqua e si usa cemento in polvere. Abbiamo fatto il cemento e ora andiamo in building mode. Molto interessante questa cosa. B, wall, build, con 10 mattoni e uno di cemento. E vedete che compare questa modalità qui, che è la modalità molto interessante in cui potete poi costruire anche gli oggetti. Sì. Build. Build, ok. Ok, e lo costruisce. Bello che mette giù tutto il legno per fare il muro di cemento. Sì, fatto un po' così a cazzo, sta malissimo, però vabbè, ha coperto il buco nel muro. Che cos'è questo? Esamina. E qua dovrebbe dare inizio alla nostra avventura. Perché la cosa più logica era toccarlo e finire chissà dove. Eh sì, perlomeno si sa che proveniamo da un mondo comunque moderno, come abbiamo visto. Che è successo? Dove sono? Non ne ho idea, però prendi il lino perché mi sa che ne avrai bisogno. Prendiamo il cotone. Io prendo tutto. E un'altra critica? È che ci sia poco spazio nell'inventario. E si può ovviare il problema ovviamente craftando delle botti, se non sbaglio. Prendiamo grape, perché comunque abbiamo. Adesso andiamo a vedere un pochino tutti i menu. I menu sono anche accessibili qua sotto. Grano. Cioè, sembra che ci abbia messo davanti tutto. È un po' scomoda questa cosa del click, nel senso che dobbiamo tenere premuto, vedere tutto quello che c'è, ma questo è utile per il fatto che così non clicchiamo per sbaglio su cose, però è un po' scomodo perché bisogna comunque andare a puntare esattamente il nome giusto, lui va a raccogliere. Prendiamo anche pietre, patate. Scusate, patate. Una mela. Prendo la pietra, prendo pietra. Pietra, un'altra mela. Vabbè, un po' di roba l'abbiamo presa adesso. Tasto M c'è la mappa, dove ci sono altre cose qua che possiamo vedere. C'è un log qui dietro, ma non ci si può andare. Niente, usciamo da questa caverna qua. Intanto vediamo col tasto I, abbiamo un inventario che appunto non è molto ampio. Abbiamo qua sotto appunto l'inventario, il craft.
quindi la possibilità di craftare diverse cose col manual crafting, la modalità di costruzione, dove vedete possiamo fare i cesti, i segni, le varie cose. Questo qui c'è dentro tutto, quindi di oggetti ce ne sono parecchi. C'è anche il Dark Scroll Table, può essere usato nel crafting, va bene. Qua abbiamo tutto, qui è tutto, l'intera lista, manufacture, quindi oggetti costruiti a mano, storage. Abbiamo la farm, quindi la possibilità di creare una serra, di creare dei mangiatoi, recinti, scienza e magia, quindi anche il teleport, quindi si sfora nella magia, nella fantascienza, insomma nel fantasy, e le costruzioni. E ok, qua abbiamo tutto, qua abbiamo possibilità di muovere, rimuovere il soffitto, le skill e gli obiettivi. Dobbiamo craftare, adesso il gioco non ci dice più nulla, ma dobbiamo craftare. Di qua non ce ne possiamo andare, siamo proprio bloccati qui, non si nuota, non si cammina giusto qui. Allora, dobbiamo creare una stone axe, stone pick, stone o tutto quello che si può costruire e raccogliere argilla, terra e sabbia. Sì, usando i tool ovviamente che abbiamo appena finito che costruiremo anzi. Allora, non mi sembra ci sia la fame in questo momento. Meglio così. Allora, andiamo a craftare. Vediamo un po'. Lo splinter. Che è tipo uno scalpello. Craftiamolo. Vediamo se ci sblocca qualcos'altro perché credo che. Ok. Ci serve uno splinter. La corda. La corda. La rope. Con il linen, ok, molto importante il linen allora. Sì, poi ovvio che qua è classico, cioè anche i semi di lino, quindi linen credo sia lino, ma forse non è lino, è tipo tessuto, boh, vabbè, comunque è roba da anche da vestire, quindi credo possa essere davvero lino, anche se. Ok, niente, sembra obbligato. Poi ovviamente questo gioco me lo tengo nel caso in cui una sera magari lo si volesse provare in live. Poi ripeto, non è nulla di nuovo, ma so che tra voi in generale c'è anche chi si appassiona piuttosto facilmente a giochi di questo tipo. Quindi, ma mannaggia, ne chiede. Vabbè, io faccio 10 corde, 5 corde. Vediamo un po'. In 3 secondi l'una, va bene, qua non chiede tool, quindi va bene, dai, riusciamo a fare stone pick. Dobbiamo fare più splinter. No, splinter ne abbiamo fatti 4, quindi la stone axe. Iniziamo con quella. Poi facciamo la zappa, che servirà ovviamente a sbloccare la coltivazione. Ok, stone hoe. E poi abbiamo l'inventario già praticamente pieno. Abbiamo due, tre, cioè abbiamo tre stili diversi di vestito. Stone pick. Ok, e abbiamo finito i pacchetti. Poi c'è la mazza, insomma il bastone. Ok, quindi seguendo il manuale, qua abbiamo già craftato quello che dobbiamo, raccogliere il legno, argilla e quello che è. Quindi io prendo la. Non so, stone pick, prendo lo stone pick e vediamo se si può fare qualcosa, ma non credo che qui si possa prendere. Ma fammi prendere questo, stick. Vediamo se si può già scavare qualcosa. È questa tecnicamente. Infatti, non mi dava niente sopra, dobbiamo proprio cliccarci con il destro e andare a tagliare. È un po' scomoda sta cosa del cambio tool, vediamo se poi lo si può cambiare rapidamente. Sì, ma penso di sì perché vedete che ci sono tutti questi tasti QWERT e altre cose, ma credo sia anche un discorso delle skill, perché le skill vedete sono queste. Non sono tantissime, però abbiamo vita, stamina, accuratezza, crafting, aumenta appunto la vita, la velocità di crafting, etc. Allora, intanto prendiamo.
Si potrà ancora scavare ulteriormente? Sì, ma non è questo il giorno, perché voglio provare la Stone Axe. Vediamo se con la Stone Axe riusciamo ad abbattere degli alberi. Sì, direi proprio di sì. Così ci apriamo all'isola. E poi dobbiamo prenderci la clay. Quindi qua vedete che abbiamo preso degli stick, tantissimi stick. Abbattiamo un albero invece di quelli grandi. Ma graficamente è molto carino, devo dire. Poi ripeto, non è originale, ovviamente un survival deve essere un survival, quindi non è che ci si può aspettare granché. Però rispetto al primo è molto più bello da vedere. L'uno era bello, carino, questo lo è ancora di più. Il prezzo è onestissimo, calcolando che il gioco non mi pare sia in early access, non mi pare neanche serva una gran conoscenza dell'inglese per poterselo godere. E ripeto, ha una storia con due finali. E poi c'è il giorno notte. Intanto qui dobbiamo trovare la Clay. Vediamo se c'è un modo di capire. Maledette! Vedete la vita in basso? Che ci sta per finire. Ok. Scusate, ma non siamo messi proprio benissimo. Abbiamo anche lo zaino pieno, infatti credo non possa più prendere nulla. Ah, qua c'è qualcosa. No, non c'è un bel niente, c'è una staccionata e una gallina che scappa, ovviamente, come ogni buona gallina che si rispetti. E tu mi attacchi? No, tu non mi attacchi. Salve! Però lì c'è un cinghiale. Aia! Il cinghiale di merda! Vieni via, vieni via, vieni via, cinghiale di merda. Ok, vediamo un attimo se si può mangiare qualcosa per... Sì. Lo metto qui. Ah, lui me lo mangia. E per qualche secondo recupero stamina. Avete un po' scartavetato il barbagallo, eh? Allora, basta. Quindi, lì c'è l'altra pelle. E niente, dobbiamo. Ecco, sì, effettivamente questo è un problema. Lo avevano detto nelle recensioni, lo ribadisco anch'io. In effetti è un po' tediosa sta cosa. Fortunatamente sono anche un po' stupidi, però. Sì, nemici ce ne sono troppi, ma non è sicuramente il primo gioco ad avere una cosa di questo tipo, di avere una difficoltà iniziale abbastanza elevata, se basti pensare. Anche solo a Waylanders, che è un gioco veramente tosto, soprattutto all'inizio. Allora, intanto vediamo un po' che coni possiamo trascinare gli oggetti sull'1, sul 2. È bello perché spariscono, quindi vanno direttamente. E qui il 3. E abbiamo liberato spazio. Adesso voglio provare con la zappa, vedere che cosa si riesce a fare con la zappa. Solo che questa è la stamina, non c'è la fame. Tra l'altro, non mi pare ci sia neanche il danneggiamento dei tool. Perché mi scartavetri anche tu? Ma no! Prima tiri il sasso, poi nascondi la mano. Scusami. Faccio finta di niente. Zac. Arrivederci. Allora, mela, 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 mela. Devo mangiare le mele, devo mangiare le mele. Sta diventando anche notte. Sulla mappa vediamo quello che abbiamo esplorato finora. Greenfields. Poi credo ci siano anche altre mappe. A sto punto, ipotizzo. Fatemi prendere questa. Voglio vedere se riesco a trovare l'argilla. Perché qua in alto non ho preso niente. Voglio capire anche cosa posso craftare. Vediamo, build. Possiamo fare wooden floor. Ci serve del legname, dei plank. Che però non posso fare. Mi servirà fare un crafting table. Per fare un crafting table mi servono delle corde e uno stick. E degli stick. Quindi andiamo a fare delle corde con il lino. Vediamo se di farle subito. Facciamo il massimo che possiamo fare, così intanto aspettiamo.
Non ci si può muovere, credo, mentre crafta. No, infatti, bello che però si ferma e poi riprende. Interessante. 5 corde, mi pare. Sembrava bene, abbiamo fatte 6, 7. Va bene, va bene, va bene così. Va bene così. Poi, no, lui continua. Non si arrende. No, ne abbiamo 7, dobbiamo farne un botto di più. No, dobbiamo ci serve il linen ancora. Solo che io mi domando a sto punto. Mi domando se si è sicuro andare in giro di notte. Eccolo lì. Posso attaccarlo con questo, che magari gli faccio anche più male. Vabbè, intanto sentite i click forsennati miei di attacco. Intanto abbattiamo, mangiamo anche una mela. Ormai mangiano solo mele qua. E non abbiamo altro modo. Bisogna fare, credo, anche un fuoco. Ah, ok, dobbiamo fare anche un Discovery Table. Ah, ok, Discovery Table e ok, abbiamo più obiettivi. Ok, prendiamo i log, che sono molto importanti, anche gli stick. Gli stick, raw meat, non me ne faccio niente. Allora, vediamo un po', devo fare il tavolo, mi dice, mi consigliava il tavolo, il crafting table lo possiamo fare, ma il bonfire no. Perché mi serve l'ember. L'ember è un crafting base con due stick. Allora facciamo questo e vediamo. Perché adesso sta diventando anche buio, quindi vediamo se magari un bonfire ci fa passare la paura. Bonfire. Crafta. Ah, ecco, bellissima questa visuale qua. Mi piace molto che gestisce comunque la costruzione. Ok. Va bene, va bene. Vieni e costruisci con spazio. È semplicemente un modo, non è chiarissimo, in cui fa dire no, adesso con spazio costruisci. Ok, bonfire costruito. New. Abbiamo nuove ricette. Possiamo fare le patate fritte, fritte, patate lesse, scaldate, cotte, insomma. Solo che non mi pare abbia nessun tipo di alimentazione questo fuoco, quindi vediamo così. Desidero tra l'altro ringraziare anche gli sviluppatori che hanno notato il canale e mi hanno dato la possibilità di portare questo titolo. Ok, patate fatte, mangia le patate. Ok, le sto mangiando, vedete qua in basso. Adesso dobbiamo costruire l'altro, il tavolo da crafting. Ci servono ancora degli stick. Quindi intanto abbiamo recuperato già la vita e la storia è già cambiata. Adesso prendo degli stick e facciamo il tavolo da lavoro. Anche se in realtà mi piacerebbe fare il tavolo delle scoperte, in modo da almeno in questo primo gameplay farvi vedere qualcosa di diverso. Perché il tavolo da crafting lo abbiamo già visto. Discovery Table è questo. Ci serve una pelle. Mannaggia, ce l'abbiamo! Siamo pieni di pelli. Abbiamo ucciso cinghiali a destra e a sinistra. Discovery Table, craftala, piazzala qui. Bene, vacci e lavora. Ok, e a breve scopriremo a che cosa serve questo tavolo, ma credo sia strettamente legato alle abilità. Perché, o magari anche alle nuove ricette. Vediamo un attimo cosa succede, anche se le skill non mi entusiasmano perché essenzialmente è un aumentare il massimo della vita, il massimo della stamina, il massimo dell'accuratezza nel colpire, il massimo della velocità di crafting. La velocità di costruzione. Ok, sì, direi che il gioco decisamente cambia, ma già l'uno era molto sorprendente perché qua abbiamo un bel po' di cose da poter craftare in più che non vengono segnate nell'altro lavoro. Quindi qua si può fare la paglia, si può fare l'acqua pura. Ah, no, non si può fare, bisogna rispettare questo requisito. Per sbloccare questo. Mi piacerebbe farne almeno uno, ma mi sa che è tosto qua. Vedete qua? La masonry, la clay. Può essere ottenuta scavando in certi posti. La clay, secondo me, la troviamo qua. Vediamo un po'. Eh sì. Eh sì.
Dai, vediamo subito che cosa ha da offrirci questo Discovery Table con questa scoperta qui, la masonry, quindi la muratura, ecco, se così si può definire. Ormai siamo espertissimi, se una cosa che sappiamo è cos'è il masonry, cos'è il pottery, cos'è la metallurgy. Scoperta la masonry, e quindi abbiamo scoperto la masonry. Si può riscoprire la masonry? Vediamo un po'. No. Abbiamo scoperto la masonry. Ma quindi cosa vuol dire? Che abbiamo robe nuove da craftare? Beh, intanto io è drogante veramente come gioco perché adesso voglio craftare tutto. Vediamo un po'. Facciamo disco. Beh, col tasto B possiamo costruire qualcosa per gli edifici, ma non mi sembra uguale a prima. Facciamo il crafting table e per il crafting table ci mancano corde, una e logs. Quindi le corde le possiamo fare. Ok, e abbattere invece gli alberi non si può. Perché? Ah, beh, perché abbiamo il piccone. Ok. Cadono già stick. Li vado a raccogliere anche i log, mi raccomando, vi prego, perché ne ho bisogno. Log, ne abbiamo uno lì. C'è anche della spazzatura. No, bisogna andare, si vede una cefola. Ok. E poi facciamo il tavolo. Dai, ci mancano solo 3 log. Vedete che qua è arancione, vuol dire che abbiamo lo stesso numero. Qua ne abbiamo il doppio di quelli richiesti. 3 log. Log per 4, log, 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 stick, stick, stick. Ok, possiamo fare il crafting table, facciamolo, lo mettiamo qua a fianco. Bene, esci, spazio e crafta. Questo dovrebbe cambiarci la vita. Qua dice new perché c'è roba all'interno del falò. Abbiamo la patata cotta che alla fine ci serve per ripristinare la vita. Cosa molto interessante, qua in alto a destra vedete sulla mappa la regione e soprattutto la temperatura e il tempo. Ci sono dungeon, come ho detto, quindi potrebbe diventare molto interessante per quanto l'inizio sia molto molto base. Allora, devo capire ancora cosa serve aver scoperto quella cosa lì della Masonry. Però Claw bed, cos'è? Ah, è una copper plane. Boh, generalmente il gioco vecchio era una sequenza infinita di crafting collegati uno con l'altro. Quindi possiamo fare anche il pottery. Vediamo un po' che cosa succede sbloccando il pottery. Vediamo un po'. Investigate pottery. Abbiamo scoperto pottery. Quindi vediamo un po' le missioni. Le missioni dice crafta i tool base, raccogli terra, raccogli sabbia, raccogli acqua, crafta un item, raccogli acqua grezza. E le missioni sono veramente tantissime. Ed è la base anche del primo gioco. Quindi adesso noi prendendo questa dovremmo poter scavare sabbia qui, infatti la vedete. Ok, prendiamo la sabbia e poi la soil. Quindi bisogna andare qui, credo, e scavare qua, immagino. Perché prima non scavava niente. E mi sa che scavando qui, no, qua troviamo argilla. Stop, 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 stop. Clay. No, è tutta clay questa. New, che cosa c'è di new? No, voglio andare qua a vedere che cosa c'è. Ah, ok, abbiamo preso la patata cotta. New. E abbiamo sbloccato altre cose. Clay morta. Ah sì, è vero, ci ha dato nuove cose di crafting. Veramente molto interessante. Ci serve della clay. Tanta clay. E possiamo fare la jug. E quindi andare a raccogliere l'acqua. Quindi prendiamo la clay, continuiamo a scavare, che magari ce ne manca ancora una, credo, perché ne abbiamo 4. No, ne abbiamo 5. Perfetto, dai, ne prendo di più che almeno mi serve. E
andiamo a fare la jog. Per tutto questo non servono tool. E poi dobbiamo prendere l'acqua. E l'acqua poi la si potrà purificare, presumo, andando al fiume. Vediamo, 30 secondi, ben 30 secondi per fare questa. È una cosa, un gioco basato sull'attesa. Ember, ok, baked potato, anche la carne cotta è molto utile, ci dà più 15-20 secondi di vita, quindi non è male. Abbiamo ucciso qualche cinghiale, ma va bene, dobbiamo andare a prendere, vedete che cliccando lì l'abbiamo preso. Questo lo possiamo equipaggiare, lo metto sul 4, perché probabilmente andando in acqua lo riempiamo d'acqua e quindi risolveremo anche l'altro obiettivo, gathering acqua. Ok, vediamo un po' se funziona. Completato. Abbiamo ricevuto 2 di acqua grezza. E che cosa ci facciamo dopo? Si sarà sbloccato. Investigate Agriculture. L'agricoltura ti permetterà di crescere piante nei... Ok, dove si piantano, insomma. Dobbiamo raccogliere ancora soil, che fa parte della quest base. Vediamo se abbiamo nuova cosa da craftare. No. Qua no, perlomeno. Sembrava. Perché poi tutti i tool, anche il mortaio, il pestello, quello che abbiamo visto prima, sono tutti importanti. Adesso abbiamo il plank. Plank. Ah, interessante, perché col plank poi ci costruiamo magari la prima casa e iniziamo un pochino a edificarla. Ragazzi, questo era Force of Nature 2. Fatemi sapere se vi interessa. Che, prima di tutto, cosa ne pensate? E poi, nel caso dovesse interessarvi, una sera ci faremo una live. È un periodo un po' critico per me, ve lo dico, perché mi è difficile andare live perché arrivo stanco a sera e ho cose da fare, un trasloco in mezzo. Però se ne può parlare. Poi, una volta che inizierà l'estate, saremo a luglio, agosto, insomma, voi non sarete più a casa, ma sarete in giro e io invece riuscirò a fare i video, insomma. Quindi un abbraccio a tutti, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, alla prossima e ciao ciao!